Basta, le fonderie Pisano non hanno più ragione di continuare a produrre in un contesto che ormai è diventato residenziale. Non solo Salerno, anche le comunità della Valle dell'Irno annunciano battaglia contro i miasmi dello stabilimento di Fratte. Il primo è stato il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, che ha fatto appello a De Luca affinché si trovi una soluzione. A suo fianco anche il neosindaco di Pellezzano, Francesco Morra, che chiede rispetto per la salute dei residenti in un percorso che possa salvaguardare anche i lavoratori. Già per il passato abbiamo fatto degli atti concreti, costituendoci anche parte civile nel processo a carico delle fonderie Pisano. Sicuramente il problema sul territorio è molto avvertito, noi quotidianamente riceviamo segnalazioni da parte dei cittadini, soprattutto quando lo stabilimento è a pieno regime di produzione, che ci sono delle difficoltà respiratorie. Per questo lunedì mattina anch'io praticamente come sindaco del comune di Pellezzano provvederò ad inviare una nota alla regione Campania, al comune di Salerno, ma anche al comune di Baronissi affinché si faccia qualcosa di congiunto ma anche di definitivo. La regione Campania per la verità si era già espressa anche revocando l'AIA, poi dopodiché, come spesso avviene in Italia, poi i tribunali amministrativi riammettono logicamente a seguito di ricorsi e quindi l'attività delle fonderie pisane è ripresa. Noi dobbiamo cercare di mettere la parola fine a questa problematica. È uno stabilimento industriale che non ha più motivo di esistere dove è localizzato. Oltre ad invocare la delocalizzazione, ma che non arriva mai, è auspicabile salvaguardare i livelli occupazionali, ma anche garantire soprattutto il diritto alla salute.